essere il cattivo della situazione nei primi tre libri, poi nei secondi tre libri quello che dovrebbe ritornare a fare il cattivo. Esatto. Tra l'altro io mentre aspettavo che la Mondadori mi rispondesse, io ho mandato le cronache, avevo tanta voglia di scrivere, ho finito le cronache e mi sono messa praticamente ad approfondire la storia del piano. Io ho scritto questo libro, comunque, la storia del piano, che è rimasto nel cassetto un sacco di tempo e forse adesso è pubblicato. Ha pubblicato un pezzettino del prologo, un pezzettino, anzi no, il prologo tutto quanto, e poi un pezzettino in mezzo tra le storie di altre. E quel libro probabilmente entro quest'anno dovrebbe essere pubblicato. Io continuerei questo dialogo, ragazzi, c'era qualcuno lì che mi piaceva Dube, giusto? Sì, esatto. E quindi come dire, un unico filo conduttore. Chi è il personaggio tra Nial e Dube? Chi è il personaggio, come dire, a cui siete più vicina? Nial è una carriera forse più complessa, Dube invece è un... Ma non lo so, io sono più affezionata a Dube. Allora, è vero che Nial è il personaggio che mi ha permesso praticamente di fare di questo mio hobby un lavoro, insomma, dato un successo, però forse mi assomiglia troppo, l'ho costruita mettendo insieme sostanzialmente quelli che io considero i miei principali difetti, quindi sono molto... No, magari. Quindi tendo a essere molto poco, come si dice, ogni tanto questa cosa orribile mi mancano le parole, la mia tristezza è infinita, però insomma scrive. No, invece come dire, un punto di forza, credo. Ma c'è fatto anche perché scrivo. Come quando tu vai al liceo. Cioè, quindi la professoressa a cui tu racconti tutto in automatico, poi c'è quello a vedere bravo, che invece volta per volta deve pensarci per raccontare. Ma certe volte, mentre già sto sul letto a scrivere, faccio cavolo, come si dice questo? Certe volte addirittura chiedo a mio marito, perché mi è indulgente, tendo a essere molto poco indulgente nei confronti di Nial, cioè quando lei ha i suoi problemi, in genere penso, vabbè, lei che esagera, lei che sono un po' misera. Invece non lo so, dunque sarà che mi sento un po' in colpa perché le ho dato un background un pochino cattivello, insomma, poverina, gli ho fatto passare tutti i colori, quindi tendo a essere molto più gentile nei suoi confronti, quindi quando sta male penso che abbia ragione, poverella. Non lo so, sono più affezionata a Dube. Io proverei a domandare, io ragazzi, ora sono tutti qua, ma a voi chi piace di più, Nialo o Dube? Chi è che risponde? Chi è che ha fatto? Alzata di mano, chi è che gli piace Nialo? E che YouTube? E perché? Oh,